Gregor! Attaccò ora il padre dalla stanza di sinistra. È venuto il signor procuratore ad informarsi come mai non sei partito col treno delle 5. Noi non sappiamo cosa rispondergli. E lui d'altronde vuol parlare personalmente con te. Aprigli dunque! Sarà tanto gentile da scusare il disordine in cui si trova la camera. Buongiorno, signor Samsa! Interloquì il procuratore con voce alta e cordiale. È indisposto, disse la madre al procuratore, mentre il padre continuava a parlare attraverso la porta. Gregor è indisposto, signor procuratore, mi creda. Come avrebbe potuto altrimenti perdere il treno? Quel ragazzo non ha altro che il lavoro in testa. Mi fa quasi arrabbiare perché la sera non esce mai. Adesso è stato in città 8 giorni, ma tutte le sere è rimasto a casa, seduto a tavola con noi, zitto zitto, a leggere il giornale o a studiare l'orario delle ferrovie. La massima distrazione che si concede è qualche lavoruccio d'intaglio. In 2 o 3 sere, per esempio, ha fatto una cornicetta. Vedesse quant'è carina! È appesa al muro, lì in camera. Appena apre la porta, avrà la possibilità di vederla. Comunque, sono proprio contenta che sia venuto lei in persona, signor procuratore. Noi da soli non saremmo mai riusciti a convincere Gregor ad aprirci la porta, ostinato com'è. E sicuro non sta bene, anche se stamattina non ha voluto ammetterlo. Vengo subito, disse Gregor adagio e circospetto, senza muoversi per non perdere una parola della conversazione. Non saprei trovare altra spiegazione, signora, rispose il procuratore. Speriamo non sia nulla, anche se devo pur dire che noi, uomini d'affari, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, per considerazioni di opportunità professionale dobbiamo molto spesso saper vincere qualche lieve malessere. Dunque, ti decidi ad aprire al signor procuratore? Chiese impaziente il babbo, bussando di nuovo alla porta. No! Disse Gregor. Nella stanza di sinistra si fece un silenzio penoso. In quella di destra la sorella cominciò a singhiozzare. Perché la sorella non raggiungeva gli altri? Ah, certo, si era appena alzata e non aveva ancora iniziato a vestirsi. E perché piangeva? Perché lui non si alzava e non apriva al procuratore? Perché stava rischiando di perdere il posto? Sicché il principale avrebbe ricominciato a perseguitare i genitori con le vecchie ingiunzioni? Ma non era ancora il caso di angustiarsi per questo. Lui, Gregor, era pur sempre lì. E non pensava minimamente ad abbandonare la famiglia. Al momento, è vero, se ne stava coricato sul tappeto e nessuno, conoscendo il suo stato, avrebbe potuto seriamente pretendere che aprisse l'uscio al procuratore. Ma questa piccola scortesia, per la quale del resto sarebbe stato facile trovare in seguito una scusa adatta, non poteva costituire motivo sufficiente ad un licenziamento in tronco. Ed a Gregor sembrava che sarebbe stato assai più ragionevole adesso lasciarlo in pace anziché infastidirlo con pianti e prediche. Ma già, gli altri non sapevano che pesci pigliare. Ed era logico che agissero così. Signor Samsa, tuonò il procuratore con accento vibrato. Che sta succedendo? Lei si barrica in camera, risponde a monosillabi, mette i suoi genitori in un'ansia grave quanto ingiustificata e trascura, sia detto fra parentesi, in grado veramente inaudito i suoi doveri d'ufficio. Le parlo
a nome dei suoi genitori e del nostro principale, ed esigo tassativamente una sua dichiarazione immediata ed inequivoca. Trasecolo? Ma davvero Trasecolo? Credevo di conoscerla come persona posata e ragionevole, ed ecco che invece sembra volersi mettere a far sfoggio di ghiribizzi. In realtà il principale stamani mi accennava ad una possibile spiegazione della sua mancanza, facendo riferimento a un certo incasso recentemente affidatole. Ma io gli ho dato quasi la mia parola d'onore, che era una supposizione infondata. Adesso però, vedendo la sua inconcepibile testardaggine, mi passa davvero la voglia di intercedere, anche minimamente, per lei. E la sua posizione non è delle più sicure. In un primo tempo era mia intenzione esporle tutto ciò a quattro occhi, ma dato che lei mi fa perdere tempo senza costrutto, non vedo perché non debbano essere informati anche i suoi genitori. Dunque, il suo rendimento negli ultimi tempi è stato molto insoddisfacente. È vero, ammettiamolo che questa non è la stagione più propizia agli affari, ma una stagione in cui non si faccia nessun affare, signor Samsa, è cosa che non esiste. Che non può esistere. Ma signor procuratore! Gridò fuor di sé Gregor, dimenticando ogni norma di prudenza, tanto era agitato. Le apro subito all'istante. Un lieve malessere, un capogiro, mi ha impedito di alzarmi. Sono ancora coricato, ma ormai mi sono rimesso. Ecco, sto scendendo dal letto. Pazienti ancora un minuto. Non mi muovo tanto facilmente come speravo, però di malessere non si può più parlare. Vede come certe volte uno viene preso alla sprovvista? Ieri sera stavo benissimo, i miei lo sanno. E per meglio dire, già ieri sera sentivo come un piccolo avvertimento, me lo si poteva leggere in faccia, credo. Perché mai non ho subito avvisato l'ufficio? Ma si spera sempre di poter vincere la malattia senza bisogno di rimanere a casa, signor procuratore, abbia clemenza per i miei genitori. Quanto ai rimproveri che lei mi ha mossi, non c'è nulla di vero. Nessuno mi ha mai detto una parola al riguardo. Forse non ha letto le ultime commissioni che ho spedite. Immancabilmente partirò col treno delle 8. Queste poche ore di riposo mi hanno ristabilito. Non si trattenga, signor procuratore. Fra un attimo sarò in ufficio. Abbia la bontà di dirlo al principale. Egli presenti i miei ossequi. Gregor sciorinò in gran fretta tutto questo discorso, quasi inconsapevole di ciò che diceva. Frattanto, grazie alla pratica acquistata per uscire dal letto, non gli era stato difficile avvicinarsi al cassettone e si appoggiò ad esso nel tentativo di drizzarsi. Voleva realmente aprire la porta e farsi vedere, voleva parlare col procuratore. Era ansioso di sapere che cosa avrebbero detto alla sua vista gli altri, che ora l'assillavano tanto. Se si spaventavano, lui non aveva più responsabilità e poteva stare tranquillo. Se invece lo prendevano come uno spettacolo normalissimo,
Neanche per lui c'era motivo di agitarsi e, affrettandosi un po', avrebbe senz'altro potuto essere per le 8 alla stazione. La parete liscia del mobile lo fece scivolare parecchie volte, ma alla fine, con un ultimo slancio, riuscì a tirarsi su. Non si accorgeva nemmeno più dei dolori al basso ventre, per quanto strazianti fossero. Si lasciò cadere contro la spalliera di una sedia vicina e con le zampette ne strinse il bordo. Finalmente riusciva a padroneggiare il proprio corpo. Tacque, porgendo l'orecchio a ciò che il procuratore stava dicendo.